Una marcia? Una marcia a distanza per far vedere a tutti. Ci sta. Magari con una canzoncina mi viene qua un ritmo tipo pa, 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 una roba del genere, ci potrebbe stare. No, vorrebbe. Scusa, no, allora, cioè... mi sembra una toppa peggiore del buco. Forse poi, l'abbiamo allora già vista. Sto cercando di leggere perché è un po'. Bisogna tenere più tempo aperti i bar per creare assembramento. In un... No. Ha ragione. Anziché chiuderli prima, aprirli di più. Quindi c'è meno assembramento in poche ore. Bravo. Invece fanno il contrario, ragazzi. Ma se mi metti le limitazioni alle 19, vuoi che alle 18 sono tutti fuori? Perché poi dicono alle 19 dobbiamo tornare. È la stessa cosa. Ma no, ma no, viene tutto abusivo. No, viene tutto abusivo dopo. Ci sono 3 ore in più che vengono spalmate per l'utenza. Non stanno tutti alle 11 davanti al bar, ma qualcuno sta all'una, qualcuno alle 9, qualcuno alle 10. Questo è il senso. Bravo Paolo. Un altro diceva di fare come in Spagna, di fare delle ore che escano determinate fasce di età in quell'ora. Ho alcuni nomi addirittura, i Paoli a quest'ora. No, ma scusa, non ha senso, perché tu poi usciresti da solo con altri Paoli. Che noia! Già abbiamo qualcosa in comune, io, no, e il mio amico maschi Paolo. E femmine, tipo tutti Paole e tutte le Martine, ed escono insieme, ci sta. Ma no, perché se uno si chiama Stolfo, e con chi esce, scusa? Vabbè, fai gli altri. Stolfo te la metti in culo perché i tuoi genitori sono stati cattivi dalla nascita, scusami. Non è allora, che secondo me è colpa sua, più. E che è colpa sua, poveretto. Scusami, Alessandro, lo Stato deve aiutare il più, non tutti, altrimenti la politica non esisterebbe, quindi gli Astolfi mettiamoli da parte, per favore. Ma ecco, scusa, devi punire i genitori, non il povero Astolfo. Lui è vittima del sistema, ma adesso ma non è che dobbiamo risolvere il problema dei genitori. No, allora, secondo me bisogna mettere più persone a controllare le strade, però il problema è che se i poliziotti mi controllano la movida, se succede qualcosa di veramente grave, sono tutti impegnati. Grazie. È questo che volevo dire. No, per questo l'idea c'è, la polizia municipale, ma sono pochi. E gli steward mi sembrava una buona idea, negli stadi funzionano in tutto il mondo, però non so perché questa idea del ministro Boccia e del sindaco di Bari, in queste ore, mentre noi parliamo, viene bocciata da quasi tutti. Forse perché costano soldi questi steward? Ma costa tutto, se chiudi i bar alle 19, i soldi ai baristi chi glieli dà? Ai camerieri? È una visione un po' mio per la cosa, non abbiamo più soldi, basta spremere, ma alla fine si arriva a perderne ancora di più. Sì, solo che è più difficile convincere la gente a investire su qualcosa rispetto a lasciare... Posso dire un'idea? Nelle zone di maggiore movida, limitare gli ingressi. Dire, i navigli possono contenere... 1200 persone, mettere degli steward che dice ok, tipo i parcheggi, poi dice pieno, non puoi più entrare, mi scusami, vai a farti la movida in periferia. E si fa la coda fuori dalla movida? No, ci sarà un'app che ti dice è pieno i navigli, non puoi entrare. Però ha ragione lui, come i parcheggi, tu giri in macchina, vedi il semaforo rosso, non ti fermi e prosegui fino all'altro parcheggio. Omi, noi ci capiamo talmente bene... che senza essercelo detto è quello che io ho proposto oggi nella mia intervista sul Fatto Quotidiano. È una cosa che mi sembra giusta. Wow. Ma Alessandro, una domanda seria. Secondo te Andrea Achimi in arte Ometol potrebbe diventare in futuro un politico? Io lo voglio portare in televisione, perché quando ci siamo trovati, io mi sono trovato benissimo con lui e con voi e viceversa, per fortuna. L'idea che è venuta fuori è che c'è questo assurdo baratro tra il mondo degli adulti televisivo e il mondo dei giovani sul web. Allora io mi sono proposto come ponte, e quindi per fare ponte bisogna che Omi e voi veniate con me in televisione, innanzitutto per far vedere che non siete viola a pallini verdi, qualche volta sì in realtà, in modo che smettono di avere paura di voi e del mondo del web. E poi per cominciare un dialogo sia tra le generazioni sia su queste cose importanti, perché la cosa drammatica è che sulla movida nessuno chiederà il vostro parere. Nessuno, sono l'unico. Sono gli unici interessati. Ma nessuno lo chiede, io sono l'unico che ho detto a Omi, per favore facciamo una cosa di questa, così sentiamo con tutti i vostri followers cosa si può fare, perché siete gli interessati, voi e i baristi siete gli interessati, e invece nessuno vi chiede niente, e questa è l'assurdità.
Comunque io proporrei un bando per reclutare assistenti civici rivolto a pensionati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione o persone che ricevono reddito. Allora, stai leggendo dall'intervista del Fatto Quotidiano di oggi? No, sto leggendo in chat. È la proposta del ministro Boccia e del sindaco De Caro. Io li prenderei giovani, anche perché un pensionato a luna di notte in mezzo a gente un po' altissima. Insomma, e poi scusatemi, il pensionato lo facciamo contagiare subito perché c'è un problema proprio. No, quindi giovani con giovani che non si contagiano. Ma scusami, hai presente Strade Sicure, che c'era l'esercito nelle strade per gli attentati e tutto? Si mette l'esercito davanti ai checkpoint per far entrare la gente. E se qualcuno entra non deve, gli spariamo alle gambe, che gli anni Paolo, ma sei proprio violento. Stanno rompendo il cazzo, la movida, dobbiamo divertirci. Non devono rompere il cazzo, sti nerd sfigati. Scusami, Ma non sono tutti nerd sfigati. Paolo, non è tu stai a casa, gli altri devono stare a casa per forza. Sono invidioso, Andre, mi sento di merda perché questi hanno una vita a differenza mia e non è che devo essere felice io, cazzo di merda. Se abbasso il livello di tutti quanti, un po' meglio io mi sento. Certo. Scusa Paolino, ormai mi ti chiamo così perché ti vedo veramente in situazioni disperate, ma c'è la movida a Treviso? Ma Treviso già è tanto... Che esiste ancora, è una cittadina medievale, non so nemmeno chi c'era prima a Treviso, ma... Non c'è la movida, quindi. È un altro discorso. Io faccio parte di questo mondo nerd probabilmente da più di lei, e una cosa sono sicuro. Io da due settimane, da un mese io, quindi... E se sono entrato in questo mondo nerd è perché qualcuno là fuori dalla società tanto bene non mi ha voluto, ecco. Io no, io non per questo, io sono perché sono finito in lockdown. E il lockdown facciamo qualcosa per Paolino. Un cuore, un chat, un messaggio d'amore. D'amore su Instagram, scrivetemi che sentire amato. Non mi scrivete Instagram che mi rovinate. Fai una citazione per tirar su Paolino. Ce la faremo. Però questa non è una citazione, però. Stanno proponendo. Si sta come in fase 2 Paolo Cannone in cameretta sua. Stanno proponendo i buttafuori nelle piazze, i propri buttafuori che ora le discoteche sono chiuse. Bravo, assolutamente, vedi che vengono fuori delle ottime idee? Dai, scriviamole, poi andiamo da Zingaretti e gliele portiamo. E poi lo sa qual è il modo più giusto per fare una festa adesso? Si mette una grande zattera con un DJ e tanti affitti di barche che stanno lontani. Ma questo dove? A Milano Centro? C'è la Darsena. L'idroscalo. C'è la Darsena, c'è l'idroscalo. Pensa all'idroscalo, metti tanti pedalò, la gente si può alzare, fa casino e stanno tutti lontani. All'idroscalo si fa questa sorta di idroteca. La mattina dopo passa il tizio a raccattare i cadaveri inevitabilmente caduti in acqua e un po' se ne vanno così. Anche io la prima cosa che ho pensato, ma sai quanti ubriachi che muoiono in mare per sbaglio? Però il giorno dopo non ci sono più a far morivida, quindi in qualche modo sì. Vabbè, scusate, io però fatemi spezzare una lancia perché quindi la cosa è proprio la uccidiamo. Si può fare anche al lago e al mare, adesso che comincia l'estate, in barche che non si rovesciano e che non sono proprio dei pedalò. Lì nessuno affoga lì. Oppure tante piccole passerelle, tante piccole zattere dove la gente ragazzi, può stare. Dobbiamo trovare una soluzione. Mi darebbe fastidio l'idea. Dobbiamo trovare una soluzione, se no ci chiudono la movida e non è giusto perché siamo stati chiusi dentro per più di 2 mesi senza fare danni, senza mai violare le regole. E poi per i nostri amici che hanno bar, ristoranti, ristorantini, pub, che se no la settimana prossima chiudono e falliscono. Possiamo fare la proposta di legge Taone Omiatol Paolo Idolo Enk? Subito. E qual è la proposta? Di regolamentare la movida. La movida sicura si chiama la proposta di legge. Ma sicura nel senso che poi si cura anche da sola. Cioè, c'è anche sicura perché è sicura che c'è, sicura perché nessuno si contagia e non contagia i genitori e i nonni, sicura perché si cura da sola, si autoregolamenta, bravo Enzo, stasera sei proprio ispirato.
Fantastico. Così, è lunedì è fatto. Alessandro, un consiglio, non fare troppi Aspetta, complimenti, Alessandro. Che lui me lo esalta. Alessandro, ho letto un'ansa, scontro su guardie civiche, governo, sì a sorveglianza. Quindi vuol dire che il governo sostiene la proposta, nonostante le critiche. Allora, io direi così, io farei così. Invece di avere dei, come suggerivi tu Alessandro, ma più, invece di avere delle persone